volta che dormo con la treccia mi vengono fuori certi capelli che io non ho la più pallida idea di come facciano ad reagirsi. Quindi scusate la mia acconciatura da mi sono appena svegliata nella savana, cioè guardate che roba. Vabbè, adesso me lo sistemo però perché è brutto fare il video così. Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi un video haul. Un video haul di cose, di tante cose che ho accumulato in tanto tempo. In realtà questo video dovevo farlo tipo 3 settimane fa, 2 settimane fa, ma ho sempre rimandato. Ho sempre rimandato perché nella mia mente mi dicevo, vabbè dai Martina, aspetta la settimana prossima che ti arriva X libro che hai ordinato. Vabbè dai Martina, e alla fine è un mese che rimando questo video e da piccolo video haul che doveva essere è diventato un video che sono sommersa di roba e spero che voi non riusciate a vedere cosa c'è qui davanti. Spero, perché è veramente indecente. Bene, direi di spicciarcela subito. Ho un sacco di magliette da mostrarvi, dei DVD, un sacco di libri e quindi mi devo sbrigare, altrimenti questo video viene lunghissimo. Ma prima di passare al video vi ricordo come sempre che se volete sostenere il mio canale potete iscrivervi cliccando il tastino qui sotto, lasciandomi un mi piace, un commentino, condividendo il video, insomma facendo tutte quelle cose, quelle interazioni che si fanno qui su YouTube e magari seguendomi anche su Instagram. Mi trovate come marti_now e lì appunto pubblico un sacco di foto quando mi impegno a farle e storie, insomma potete essere partecipi della mia vita se vi va, anche se non è poi questo granché, ma vabbè, passiamo al video. Allora, io direi di incominciare da questi due cofanetti di DVD, così almeno li tolgo perché stanno in bilico e ho paura che facciano una finaccia. Allora, questi in realtà mi sono arrivati da almeno un mese e mi sono stati regalati da Coach Media, trovate tutti i link qui sotto. Sono praticamente due cofanetti di DVD, uno di Pollon, c'era una volta Pollon che facevano in TV quando io ero piccolissima, e uno di un anime che si chiama Gantz. Ve li faccio vedere dentro perché sono fighissimi, io già li ho aperti chiaramente, ho incominciato a vedere Pollon perché tanti ricordi. C'è qui questo fogliettino e poi ci sono 4, 5, 6 CD qua. Ed è meraviglioso, cioè nel senso, se siete nati come me negli anni 90 vi ricorderete sicuramente Pollon, e insomma avere il DVD di tutti gli episodi di Pollon è tipo un sogno per quelli che l'hanno amata, l'hanno vista. Poi capirete, io sono una grandissima amante della mitologia greca, quindi vabbè. Per quanto riguarda Gantz in realtà non so nulla, l'ho accettato a scatola chiusa perché è uno di quegli anime chiacchieratissimi di cui ho sentito parlare tantissimo, non so proprio nulla. Vi faccio vedere anche qui ci sono, al contrario di Pollon, due DVD, cioè due scatole di DVD, mentre lì ce n'è una sola che contiene 6 CD, qua ce ne sono due, questa ne contiene 3, e anche quest'altra ne contiene 3, anche qui c'è il libretto, insomma vabbè. Sapete, i DVD per chi è un collezionista sono tipo un feticismo perché sono molto belli. Io non ne ho molti perché il mio lettore DVD non è che funziona poi così tanto bene, però insomma questi li ho accettati con tanto amore e quindi ringrazio Coach Media per avermeli inviati e mi scuso per il ritardo nel mostrarvi, il fatto è che appunto stavo aspettando cose, non si sa cosa aspettavo. In ogni caso io poi li metto in libreria per bellezza e credo siano meravigliosi, non lo so, mi piace. Sono molto i cofanetti, che siano di libri, di manga, di DVD, e quindi grazie mille. Direi poi di passare a, boh, non lo so, ai libri. Volete che vi mostro i libri? Vi mostro i libri. I primi due che vi mostro, e ve li mostro in coppia, poi vi spiego perché, sono Charlotte Bronte, Jane Eyre e Jen Rhys, Il grande mare dei Sargassi, White Sargasso Sea. E vabbè, questi due libri ve li faccio vedere insieme, sono libri che in realtà non dovevano neanche finire in questo haul, però vabbè, sì, effettivamente li ho comprati perché mi servono per un esame all'università che dovrò svolgere a breve e quindi li devo leggere, e dunque ecco qua. Io avevo già un'edizione di Jane Eyre, un'edizione che comprai un sacco di tempo fa, però la traduzione non è proprio ottima e quindi ho deciso di prendere un'altra edizione, questa qui in traduzione Feltrinelli. E non lo so, insomma, io Jane Eyre già l'ho letto in realtà, però non mi ricordo nulla, quindi per fare questo esame ho deciso di rileggerlo. Per quanto riguarda Il grande mare dei Sargassi, so poco e niente, so soltanto che è una sottospecie di continuo di Jane Eyre, cioè si prende in considerazione uno dei personaggi di Jane Eyre, che è Berta la pazza,
e si studia il suo personaggio, insomma si fa una storia su di lei. Non so nient'altro, quindi potrei essermi sbagliata, però comunque dovrò leggerli a breve proprio, e quindi a breve ve ne parlerò se siete interessati. Altro libro che vi mostro è La canzone di Achille di Madeline Miller. Della Miller sto leggendo anche Circe, che dovrebbe essere qui sullo sfondo, questo. Lo sto leggendo da un sacco di tempo perché vado piano piano con la lettura, però in ogni caso, siccome mi sono innamorata del suo stile di scrittura, del modo in cui parla, poi come vi stavo dicendo sono una grande amante della mitologia greca e della mitologia latina, quindi leggere di queste storie mi piace tantissimo, anche se le sue sono delle riscritture, perché effettivamente per i miei studi posso dirvi che molte volte non è così che sono andate le cose, oddio, non è così che la letteratura ce le tramanda. Quindi vabbè, in ogni caso volevo leggermi anche La canzone di Achille, che parla appunto della storia d'amore, penso, tra Achille e Patroclo, però vabbè, questo si vedrà perché ancora non lo leggo. Per ora sono stata felice di averlo preso, ero davvero tanto curiosa e dunque eccolo qui. Altro libro su cui non mi dilungo per niente è La corte di rose e spine. Vi ho fatto una reading challenge, ve la lascio qui insomma nella i, se siete curiosi di sapere quando l'ho letto, come l'ho letto, cosa ho pensato. Non vi dico nient'altro, l'ho comprato, mi piace molto fisicamente questo libro. A un metro da te. Avete visto questo libro in alcuni miei video, insomma, vi ho mostrato, vi ho detto che lo stavo leggendo, lo avete visto nello sfondo. L'ho finito in un giorno e mezzo perché mi è piaciuto molto. Questa storia, ho visto il film al cinema, e quando sono uscita ero così tanto turbata e così tanto interessata a saperne di più che quando ho scoperto esserci il libro riguardante questa storia, insomma tratto poi dalla scenografia del film, dalla sceneggiatura del film, l'ho voluto comprare. Questo non è un video wrap up, un video in cui vi aggiorno sulle mie letture, però sappiate che questa storia è molto toccante, molto profonda, soprattutto se come me siete interessati a questi temi forti e insomma a questa tipologia. Parla di due ragazzi malati di fibrosi cistica che si innamorano, ma purtroppo i malati di fibrosi cistica non possono stare vicini per non trasmettersi i batteri vari, e quindi sarà difficile per loro. Io non voglio dilungarmi perché appunto questo non è un aggiornamento sulle letture, però mi è piaciuto molto questo libro, è scritto in modo molto leggero, insomma è direi quasi uno young adult, cioè sì, è sicuramente uno young adult, quindi non vi aspettate chissà che tipologia di scrittura complessa, però mi è piaciuto e quindi questo. Abbiamo poi una serie di tre graphic novel che mi sono state inviate dalla Oscar Valut, anche queste ormai un mesetto fa, le ho già lette, però sto aspettando di accumulare più libri letti per farvi effettivamente un aggiornamento sulle letture. In ogni caso sto parlando di Monstress 1, 2 e 3. Sono molto pesanti, quindi adesso li rimetterò giù perché pesano un sacco, e vabbè, anche qui non vorrei dilungarmi troppo, però parlano di questo mondo fantasy e di questa ragazza che dentro di sé ha una sottospecie di demone. Si può sembrare Naruto, però non c'entra molto con Naruto. Vi faccio vedere qualche tavola perché i disegni sono la parte più bella, ma anche più inquietante, perché ci sono dei disegni veramente ansiogeni, e non lo so, a me è piaciuto molto, però non devo parlarvi di queste cose quando faccio video haul, devo semplicemente mostrarvele le cose. Altro libro che mi è stato inviato dalla Oscar Valut in occasione della festa della donna, quindi immaginate quanto tempo fa, è questo qui, Femmes Magnifiques, che è anche questa una graphic novel che parla della storia di meravigliose donne, magnifiche donne, insomma è un libro molto carino, è stato molto carino come regalo, quindi grazie mille. Ringrazio sempre la Oscar Valut perché ogni tanto mi fa trovare a casa qualcosina di speciale, quindi... Ora incominciamo con tutta questa pila di roba che ho qui, magliette, accessori vari, e direi di incominciare da questa. Questa maglietta mi è stata regalata da una ragazza che ha una pagina su Instagram che si chiama skin.wolf.fandom, spero di aver detto bene il nome, in ogni caso vi lascio tutto qui sotto nell'info box, ed è una maglietta con sdentato. Insomma, questa stampa mi piace tantissimo perché è molto minimale e magari se non conoscete How to Train Your Dragon potrebbe sembrare un qualsiasi disegno un po' particolare. Per me che sono una grandissima fan della serie, insomma... Guardate quanto è bella, con sdentato il cap che sta cadendo e questa puntina di rosso, poi c'è il bianco, la maglietta è bianca, e d'estate in primavera mi piace tantissimo indossare t-shirt bianche,
E niente, insomma, volevo farvela vedere, vi ricordo che la pagina la trovate qui sotto e io ringrazio tantissimo la ragazza che me l'ha inviata perché è meravigliosa. Voglio farvi vedere poi questo, cioè voi vi chiederete perché ci stai facendo vedere una cosa a forma di panda, è un astuccio. Però ve lo volevo far vedere perché mi sembrava così carino che era sprecato non farlo vedere in video. Mi è stato regalato dal mio ragazzo un po' di tempo fa perché ultimamente ho la fissa per i panda. Io periodicamente mi fisso con qualche animale. Adesso mi sono fissata con i panda e quindi ho voluto comprare questo astuccio pandoso che al suo interno ha abbinato all'astuccio la matita panda, una matita che ha una storia affascinantissima perché io l'avevo comprata quando sono andata ultimamente a Bologna. Il problema è che insieme a tanti altri souvenir di quella vacanza l'ho lasciata in stazione. L'ho lasciata alla stazione centrale di Bologna insieme alla busta con tutte le altre cose. Ero tristissima perché mi piaceva un sacco, poi tornata a Roma il mio ragazzo me l'ha ricomprata e quindi sono stata felice e niente, basta, cioè è una cosa stupida, però volevo farvelo vedere, no? Ma carino! L'ho preso su Amazon, quindi se qualcuno di voi è interessato vi lascio il link qui sotto. Sì, ho 25 anni. Ho veramente 25 anni. Altri due acquisti che ho fatto ultimamente prima della sfilza finale delle magliette Pampling sono questi qui. Sono due cose a tema Shiba. La prima è una maglietta. Allora, voi dovete sapere che uno dei sogni della mia vita è comprarmi uno Shiba Inu è una razza di cane, e chiamarlo Biscotto. Quindi sono veramente in fissa ma da anni con questa cosa e spero un giorno di riuscire a realizzarlo questo sogno. In ogni caso, ho comprato una maglietta con tanti piccoli Shibini e la amo da morire. E anche queste che sono, qua c'è scritto Sticky Memo, sono quei post-it che vanno messi nel libro e spunta insomma la testina del cane, mi avete capito? No, non lo so, io però molto probabilmente non li userò. Ho un sacco di adesivi e post-it a tema Shiba, ma non li ho mai usati perché mi piacciono troppo per usarli. Però vabbè, questi qui e la maglietta a tema Shiba sono stati degli acquisti ottimi. E niente, ora passiamo alla sfilza di magliette Pampling. Ho 4 magliette e 2 paia di calzini e vi ricordo nel mentre il mio codice sconto Martina per avere uno sconto del 15% su tutto il catalogo Pampling, zaini, felpe, t-shirt, canottiere, anche caramelline, poster, insomma qualsiasi cosa voi vogliate. A parte questo, ve le faccio vedere. Vi voglio chiedere anche un'altra cosa. Che per caso sareste interessati a una sottospecie di video in cui provo tutte le mie magliette nerd, non lo so, pensavo di fare un video del genere, quindi se siete interessati magari fatemelo sapere così lo faccio. Incominciamo dai calzini. Allora, il primo paio di calzini che vi mostro è questo qui. Se siete fan di The Legend of Zelda probabilmente li amerete. Io mi sono fissata con The Legend of Zelda quando ho giocato a Breath of the Wild, un videogioco meraviglioso per la Switch. Se avete la Switch compratevelo, vi prego, perché è bellissimo. E quindi niente, tra tante magliette che ho di Link, ho deciso di comprare i calzini, di prendere i calzini con la Triforza. Sono adorabili, io non sono un amante del verde, anzi direi che il verde è il colore che odio di più. Però quando si tratta di The Legend of Zelda, di Link, io amo. Indosserei verde tutti i giorni e quindi questi sono i calzini. Sono invernali purtroppo perché i calzini corti non c'erano con questa fantasia, però vabbè, mi piacciono tantissimo. L'altro paio di calzini lo sto indossando, quindi adesso vedrete il mio piede che compare. I calzini sono questi qui, se non capite cosa c'è sopra sono degli squali abbinati al squaletto che è sempre qui dietro insieme a me. Sono degli squali molto molto carini, mi piace il colore, mi piace questo blu particolare, ecco, non so come farveli vedere perché togliermeli adesso non mi sembra il caso. Comunque sono dei calzini con gli squali. Passando alle magliette, ce ne ho, come vi ho detto, 4. La prima che vi mostro è questa qui, di questo grigio antracite direi, e c'è scritto Le Petit Neighbourg, che sarebbe diciamo un'unione tra il piccolo principe e il mio vicino Totoro, perché per l'appunto questo è il pianeta, no, del piccolo principe, questo è il font del piccolo principe e poi c'è pure scritto Le Petite, tipo il piccolo, però invece di principe c'è scritto vicino e niente, non lo so, mi piaceva un sacco. Poi io sono una grandissima amante dello studio Ghibli, una grandissima amante della Puligine e quindi l'ho voluta prendere, sebbene questo grigio trovo che non sia affatto primaverile o estivo, però vabbè, insomma. Poi abbiamo una maglietta blu. Io di solito non prendo mai le magliette blu perché il blu non so come metterlo. Non so voi, ma io col jeans non ce lo vedo, coi pantaloni neri non ce lo vedo, non so mai come indossarlo, però questa era troppo bella.
ed è una maglietta così, con la Via Lattea fatta con il latte, e a me piace troppo, cioè piaceva veramente tanto. Sono una grandissima amante dell'astronomia, dello spazio, e quando ho visto questa maglietta, insomma, vabbè, l'ho dovuta prendere. Le altre due invece sono nere, perché nero è nero. E la prima è questa qui, me l'avete sicuramente vista indossata perché su Instagram me l'ho fatta vedere, ed è questa maglietta con sdentato che in realtà si illumina anche al buio, cioè gli occhi si illuminano al buio, solo che adesso non so come farveli vedere, fidatevi, ed è adorabile. Questa maglietta è veramente molto bella, molto minimal, con questi due occhietti in vista, e non lo so, mi piace. E infine l'ultima, che è la mia preferita di tutte, che è questa qui. C'è scritto, oddio, la Lega degli Straordinari Novelist, scrittori di novel, di romanzi, facciamo così. C'è Mary Shelley, c'è Edgar Allan Poe, c'è Stevenson, c'è Bram Stoker, c'è Lovecraft e Dorian Gray. Per me poi, che sono una fan della letteratura inglese, soprattutto che ho scritto una tesi su Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, lui, questa maglietta è praticamente, è bellissima. E niente, detto questo, credo di aver finito. Fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito tra tutte le cose che vi ho mostrato, a me piacciono tutte. Io vi mando un bacio enorme, vi ricordo il mio sconto di Pampling, vi ricordo anche che potete iscrivervi, lasciarmi un mi piace e qualsiasi altra cosa. Mi sento sempre a disagio a dire queste cose perché non lo so, cioè è difficile dire queste cose a una videocamera posata sul dizionario di latino e vabbè, basta. Vi mando un bacione enorme, ci vediamo in un prossimo video e ciao!